Allora, siamo dunque al tavolo della prefettura che ogni mese, anche meno, con una periodicità abbastanza ravvicinata si incontra. È stato fatto l'ultimo il giorno 30 e il numero dei rifugiati, dei richiedenti asilo dell'emergenza e derivanti dall'emergenza sono 459. Quindi al 30 i dati erano quelli, ora sono arrivati questi altri 21 che sono stati sistemati presso l'asilo notturno Pampuri, che ha un po' la funzione di hub e quindi anche di accoglienza temporanea, dove vengono in questa struttura vengono fatti i primi accertamenti anche sanitari e poi pian piano vengono trasferiti in strutture più piccole. Allora, il lavoro che è stato fatto in questo anno a livello di tavolo, e quindi noi coinvolti come terzo settore in particolare, è stato quello di riuscire a allestire, quindi ad aprire, attivare piccole unità alloggiative, quella che noi chiamiamo la microaccoglienza diffusa, distribuite nei vari paesi della provincia. Perché quello che è importante, noi riteniamo che questa distribuzione all'interno nei vari paesi crei meno difficoltà di accoglienza, più facilità nell'inserimento delle persone, più facilità poi, siccome gli appartamenti sono 5, 10 massimo, in qualche raro caso abbiamo 15, per cui è chiaro che sono anche molto seguiti e oltre all'alfabetizzazione vengono messi in campo tutta un'altra serie di servizi e di supporti che hanno lo scopo di rendere le persone più autonome, di restituire loro delle capacità per poi ricominciare il loro percorso verso l'uscita, perché sanno fin dall'inizio che non è che possono rimanere per tutta la vita all'interno di queste strutture.